E si è svolto a Capo d'Orlando un interessante convegno tematico sul bando ISI per l'agricoltura 2016, bando ISI INAIL, è un bando che permette di ricevere dei contributi a fondo perduto per rinnovare il proprio parco mezzi nel settore agricolo. Si è svolto a Capo d'Orlando il convegno tematico dal titolo Bando ISI INAIL Agricoltura 2016. Un'iniziativa ha inteso fornire un sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle microimprese e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria di prodotti agricoli. Il bando prevede infatti un contributo a fondo perduto per permettere alle aziende del settore agricolo di acquistare macchinari e beni strumentali di nuova generazione per abbattere le emissioni nocive ed evitare il più possibile gli infortuni, migliorando il benessere sul lavoro. Il tema del nostro convegno, dell'incontro di oggi, è sempre quello di fare una corretta formazione ed informazione alle aziende e, diciamo, quella che è la nostra attività oggi va a collimare su quello che è il tema del convegno, ossia questi incentivi, questi finanziamenti a fondo perduto da parte dell'INAIL per la riduzione di emissioni di inquinanti, della riduzione del rumore, il miglioramento della sostenibilità globale all'interno delle aziende. Sono previsti quindi due assi di finanziamento, il 40% per aziende agricole in forma anche singola che è associata e il 50% invece per i giovani agricoltori che non abbiano compiuto i 40 anni di età. Grossa responsabilità essere il responsabile di questo nuovo bando per ottenere finanziamenti che è il settore dell'agricoltura. Una cosa bella che sicuramente porterà qualcosa di buono a chi si occupa di questo tipo di attività. Assolutamente sì. Il governo, il Parlamento e l'INAIL hanno ritenuto necessario intervenire in un settore che presenta un elevato rischio infortunistico. Il settore agricolo, specificatamente nell'utilizzo delle macchine, presenta una rilevanza del fenomeno infortunistico che non appare in altri settori. Abbiamo un elevato numero di infortuni, se consideriamo ad esempio solo l'uso del trattore, abbiamo ogni anno 150 morti l'anno. È un elemento che non può più essere accettato, pertanto è stato ritenuto necessario intervenire per uno svecchiamento del parco macchine. Svecchiamento di un parco macchine che è obsoleto sia in termini tecnologici ma soprattutto in termini di sicurezza. L'INAIL si è impegnata su questa partita e speriamo che con questi interventi e i futuri interventi si possa ottenere un risultato in termini di prevenzione.